Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi farò vedere come realizzare una crostata di mele e cannella con soltanto l'utilizzo dello yogurt, quindi molto molto leggera. Andiamo subito a vedere gli ingredienti e la modalità di preparazione. Per realizzare questa crostata saranno necessari 300 g di farina, 100 g di zucchero, un vasetto di yogurt, due uova, un paio di cucchiaini di lievito per dolci, un aroma al limone, marmellata di albicocche e cannella. La prima cosa che dobbiamo fare è sbucciare le mele e tagliarle a spicchi. Poi le andremo ad inserire nella terrina con l'acqua e limone in modo che non diventino nere, intanto che prepariamo la nostra pasta frolla. Quindi andiamo subito a sbucciare le mele a spicchi. A questo punto dovremo ottenere degli spicchi, quindi facciamo delle fettine più o meno di questo genere e poi le andiamo a mettere nell'acqua e limone. Adesso che abbiamo tagliato le mele a spicchi, le lasciamo all'interno dell'acqua e limone giusto per il tempo di preparare la nostra pasta frolla che servirà da base per la crostata. Quindi andiamo subito a vedere come si realizza la pasta frolla. Per prima cosa andiamo ad unire lo zucchero con le uova. Mescoliamo lo zucchero con le uova. Una volta ottenuto un composto di questa consistenza, andiamo ad unire lo yogurt. Io sto utilizzando uno yogurt magro, però voi potete utilizzare anche uno yogurt di soia oppure uno yogurt intero, a seconda delle vostre preferenze. Andiamo a mescolare tutto il composto, quindi zucchero, uova e yogurt. Quando avrete ottenuto una consistenza di questo tipo, potrete andare ad aggiungere la farina, due cucchiaini di lievito per dolci e l'aroma al limone. Mentre aggiungete la farina, continuate a mescolare lentamente. Aggiungiamo adesso due cucchiaini di lievito per dolci e l'aroma al limone. Io utilizzo queste fialette, voi se volete potete utilizzare la scorza grattugiata di limone. Andate a mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Se è necessario, potete aggiungere un pochino di farina che sarà necessaria ad ottenere un impasto molto più lavorabile. Più o meno dovrete ottenere una consistenza di questo tipo. Una volta ottenuto un impasto morbido e omogeneo, continueremo ad impastarlo e mi raccomando, che l'impasto rimanga sempre molto morbido e soprattutto aiutatevi con della farina per evitare che si attacchi alla carta forno o alla base che comunque state utilizzando per impastare. Una volta ottenuto un impasto abbastanza morbido, lo andremo a stendere con il mattarello, aiutandovi con un pochino di farina se si dovesse attaccare o alla base o al mattarello. Una volta steso il disco di pasta con il mattarello, lo andiamo a mettere all'interno del tegame. A questo punto dobbiamo andare a mettere sulla base la marmellata di albicocche. Non è necessario che la marmellata sia tanta, è sufficiente che sia un velo di marmellata, perché poi comunque sopra andremo a posizionare i nostri spicchi di mela. Adesso che abbiamo steso la marmellata, dobbiamo andare a ripiegare il bordo della nostra pasta frolla. Con le punte di una forchetta andiamo a definire un pochino il bordo in modo da dargli, diciamo, un'estetica un po' più carina. Quello che ci resta da fare adesso è mettere tutti gli spicchi di mela sopra la base della crostata. Ma per rendere la cosa un po' più carina, vi propongo una piccola decorazione. Faremo un piccolo fiorellino con delle palline di pasta frolla, quindi una cosa molto molto semplice. Fate delle palline come queste e ne andate a posizionare uno al centro, così, e
fate delle palline molto più piccole, come queste, e le andate a mettere tutto intorno, così, in questo modo. Ottenuta una cosa di questo tipo, andremo a posizionare gli spicchi di mela sopra alla nostra crostata. Adesso che abbiamo messo tutti gli spicchi sopra la base, andiamo a spolverare con un pochino di cannella. Adesso che abbiamo messo la cannella sopra la nostra crostata, possiamo andare ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Questo è il risultato della crostata di mele e cannella. Non vi resta che farlo raffreddare leggermente e poi assaggiarlo. Buon appetito!